Abbiamo anche un nuovo punto vendita, una libreria, una libreria internazionale, che sarebbe la metropolitana Piazza Lima. E prossimamente, anche a marzo del 2009, stiamo aprendo un ufficio a Roma. In più sono previste altre agenzie in tutta l'Italia, che stiamo elaborando una rete di vendita, e anche lì comunque sono acquisibili proprio i biglietti per questo tipo di treno e anche per tutte le biglietterie delle ferrovie tedesche, svizzere e austriache. In perfetto stile aeronautico, la cabina di condotta della carrozza pilota è blindata. Sinceramente, ci aspettavamo di trovare un bel vetro in stile IZE3. Se consideriamo però che la carrozza ospita le 16 poltrone business del Railjet, appare logico che per tutelare la tranquillità di chi per lo stesso tratto spende il 50% in più, si impedisca il via vai di curiosi verso la cabina di condotta. Il modulo della First Class 2 più 1 offre 76 posti a sedere. Le belle scritte Railjet sulla cassa delle carrozze, se dall'esterno appagano l'occhio, all'interno interferiscono non poco con la visione del panorama. Per uno sciopero delle ferrovie magiare, oggi il Railjet è limitato a Vienna. I viaggiatori diretti a Budapest proseguiranno il viaggio in autobus. Dai commenti dei mai capitati si capisce che non sarà proprio un viaggio agevole e comodo come in Railjet. Per noi italiani è un sottile piacere constatare che tutto il mondo è paese. Entro il 2012 il parco Railjet sarà completo e i servizi saranno estesi in Svizzera e Germania. Le OBB confidano di portare questo nuovo modo di viaggiare anche in Italia, verso Trieste, Venezia e Milano. Del resto, le locomotive del gruppo 1216 Taurus Politensione sono già certificate e immatricolate in RFI come E190. Basilea è il crocevia ferroviario più importante del continente. L'Europa ferroviaria si incontra qui, lungo le rive del Reno, che già nella notte dei tempi era la più importante via di comunicazione fra il nord dell'Europa e il Mediterraneo. Il grande fiume nasce nelle Alpi Retiche e sfocia dopo 1.326 km nel Mare del Nord. La via d'acqua vede un traffico intenso, sia per la possibilità di carico che per i bassi costi del trasporto fluviale. I Basler Rheinhafen, i porti renani di Basilea, nel corso degli anni hanno sviluppato un'attività fiorente, soprattutto nei settori metallurgico, chimico, dei containers, dei granulati alla rinfusa, anche alimentari. Tra tutti, il posto d'onore spetta agli spedizionieri specializzati nel trasporto di coilis. Il termine inglese coil significa rotolo di lamiera, cioè una lamiera avvolta a mo' di rotolo. Di norma si tratta di rotoli di nastro oppure di filo d'acciaio avvolto come prodotto grezzo.
I coilis in metallo e lega sono trasportati tra i produttori e l'industria manifatturiera, che li trasforma in componentistica, che va dal settore dei trasporti a quello casalingo, urbano e militare. Dalla stazione fluviale Basilese partono tutti i treni di lamiera e di acciaio in rotoli destinati al sud delle Alpi. Assistiamo alla partenza di un pesante convoglio di coilis per l'Italia. Il treno affidato a una coppia di RE44 e RE66, chiamata in gergo 1010, si dirige verso la stazione tedesca di Basilea, la Badischerbahnhof, attraverso una lunga curva a ferro di cavallo, che orienterà il treno verso sud. Il pesante convoglio attraversa la Svizzera in 6 ore. Nel tratto di valico del San Gottardo, da Erzfeld a Göschenen, è coadiuvato dalla spinta in coda per l'eccessiva massa del treno. Non da meno, in discesa verso l'Italia, il treno procede a bassa velocità per non sollecitare troppo i freni, cosicché troviamo spesso questi treni in buca per il sorpasso di quelli più veloci. Raggiunta la stazione di confine di Chiasso, il treno viene tagliato in 2-3 composizioni per l'inoltro a Desio, cittadina dell'Interland milanese, sulla direttrice Chiasso-Milano, sede dei più importanti depositi di coilis del nord Italia. La trazione per l'intera tratta è DSBB Cargo, in Italia appaltata anche a tutti i nuovi operatori privati presenti sul territorio.
Vediamo qualche transito di questi treni fra Carimate ed Esio. Questi recenti fotogrammi, tre realtà ormai in via di estinzione. L'ETR 470 Cisalpino in livrea storica, oggi in corso di sostituzione per la nuova Corporate Identity. Fra l'altro, negli ultimi mesi del 2008, al centro di furiose polemiche per i continui ritardi e per le sempre più numerose richieste di soccorso. Del Fungo Gera, società livornese trapassata anch'essa, con un buco di parecchi milioni di euro, beni e locomotive sotto sequestro a Chiasso e Latina. La Tilo, passata in sordina a miglior vita per volontà di Trenitalia, che quando vuole tagliare, taglia e basta. I carri per il trasporto dei Coilis sono i telescopici SHIMS, ma all'occorrenza troviamo anche i telonati e quelli con pareti scorrevoli. La manovra sul raccordo è garantita dall'operatore stesso, mentre le manovre interne sono assicurate da automotori e mezzi anfibi strada rotaia. Il prezioso carico viene scaricato nelle aree di stoccaggio con prestanti muletti. I Coilis, che devono essere protetti dall'acqua, vengono stoccati nei depositi coperti con gru a ponte.
Il trasporto finale verso la manifattura avviene via strada, con l'inoltro di pochi coilis alla volta a causa dell'elevato peso. I carri vuoti fanno rientro a chiasso smistamento. Da qui, con composizioni lunghe fino a 1100 metri, vengono inviati a Basilea per un nuovo carico. Il 7 e l'8 marzo saremo presenti al Model Expo Italy di Verona. Vi aspettiamo allo stand di TG Trains con tante novità. L'emblema della terza European N-Scale Convention al Model Sud Bau e Bahn di Stoccarda è senza dubbio l'immagine di questo deposito affollato di locomotive Taurus che, come al vero, circolano sui binari di mezza Europa. La scala N è rappresentata da ben 8 paesi partecipanti su un'area di 700 metri quadrati con 564 metri di moduli, tutti patrocinati da Inga.net. Per la prima volta sono stati ammessi alla convention i moduli in scala NM, a cura dell'associazione spagnola Club N de España, con la riproduzione di alcuni moduli della FEVE, Ferrovia a Scartamento Ridotto. Anche l'associazione italiana Amici Scala N ha integrato i moduli spagnoli con un tratto di linea realizzato per l'occasione da Ezio Mazzarella. Lo scartamento NM nasce sul binario in scala Z. La riproduzione dei modelli è per lo più di autocostruzione o di elaborazione di modelli commerciali in scala N, adattati al minor scartamento. Nel nostro tour al Model Sud Bau e Bahn vedremo esclusivamente le novità presenti in questa edizione. Il viaggio sarà un crescendo dalle scale minori a quelle super dettagliate. Probabilmente questo semplice plastico in scala Z passerebbe inosservato senza questa scenetta di incidente aereo. Fra l'altro un modo originale e animato per nascondere un cappio di ritorno. Certo, le nuove frontiere dell'elettronica e la sua miniaturizzazione consentono oggi di realizzare dei mini diorami di impatto sonoro e luminoso che richiamano l'attenzione anche dei visitatori più distratti. Su questo impianto, dove i treni corrono più del dovuto, con arrivi e partenze da Formula 1, troviamo comunque dei particolari che all'occhio attento fanno apprezzare questa piccola scala. Soluzioni semplici e poco costose che sopperiscono al mancato realismo del movimento ferroviario. Plastico commerciale, semplice e modulare, per la presentazione di un nuovo marchio artigianale, Fronderijk Feinwerk Technik, con la produzione di modelli in scala ZM, lo scartamento ridotto dello Z, ossia binari da 4,5 mm di scartamento. L'armamento è quello dell'americana Aspen Model. I prezzi non sono proibitivi, in linea con le ultime produzioni commerciali H0. Qualcosa in più per le locomotive, dei veri gioielli. Il catalogo contempla tutto ciò che serve per realizzare un impianto dalla A alla Z. Il funzionamento è quello che si vede, ineccepibile. Sempre in zona binario Z, ecco questa bella ambientazione freelance provenzale, il classico ovale modulare monovisivo in scala NM, dove ancora una volta possiamo ammirare la grande abilità degli appassionati francesi nella costruzione di ferrovie freelance. Vale a dire, prendiamo del materiale commerciale a basso costo, usato, di recupero, elaboriamolo e costruiamo qualcosa di bello che ci fa emozionare. Perché in ogni impianto progettato e costruito il modellista cerca sempre il sogno. Questo è il sogno di un mondo ferroviario bellissimo, degli anni 50, dove il tempo correva solo quando passava il treno. Un mondo che oggi non esiste più.
Nella mia lunga esperienza di modellista, questo è uno dei più bei capi di ritorno che abbia mai visto. L'idea è originale e geniale, e non poteva essere diversamente, visto il numero di moduli di questo modulare in N disposto a cerchio. Anche in Italia troviamo curve a 180 gradi all'interno di impianti ferroviari. Una su tutte, quella dello scalo di Bologna-San Donato, al cui interno vi è l'omonimo deposito locomotive. Favorevole un raggio di luce pomeridiana. Abbiamo colto l'attimo su questa tirata di carri cisterna all'incrocio con un VT tedesco nei colori tè. Schematicamente l'impianto è un lungo osso di cane, con i treni distanziati da un innovativo sistema di blocco digitale. La linea aerea è solo estetica, il filo è un sottilissimo elastico. L'orografia del paesaggio, orientata verso il basso, è quella del tipico e tranquillo paesaggio tedesco. Le immancabili vie d'acqua accompagnano l'occhio alla ricerca dei minimi particolari che i costruttori non si sono lasciati sfuggire. Questo è il più piccolo oggetto in movimento di tutta la manifestazione. Geograficamente un po' più a nord, incontriamo il ponte ferroviario sull'Amsterdam Ring Canal, un'autostrada d'acqua di 72 km, larga 120 metri, costruita nel 1952 per collegare la città al fiume Reno. I modellisti olandesi della N-Spoor Nijmegen hanno realizzato il magnifico ponte sul Ring Canal, dove passano 4 binari e un migliaio di treni al giorno. Ma la vera attrazione del lungo modulare è il ponte levatoio su un canale minore. Utilizzando la tecnologia del Faller Car System, gli olandesi hanno realizzato il Ship System.